Vedi? Non vedi? È Bridge of Light. Quella c'è uno che chiacchiera lui. Ah, sì, si vede che deve finire perché c'è uno che faceva 20-30. A questo signore qui. 20, uccelli, sì. Adesso sicuramente sto già vibrando a una vibrazione Sì, diversa uccelli. da quella che avrei se fossi frustrato Ah, e molto infatti più sì, probabilmente no, adesso quando finisce lui comincio io, migliore alle 9:30. che adesso Lui sto aveva 20 e 30, 21 e 30. scrivendo. Sì, anch'io mi sono stufata di interpretare la realtà, voglio meglio viverla. Sì, perché il punto è proprio quello. Grazie Chris. Noi in ogni istante della nostra vita noi possiamo o principalmente pensare, essere nella mente, farci delle storie, Ma non ci sono oppure essere degli esempi presenti. particolari Io dentro. boh, mi ha mandato in Vivere, ancora. goderci la vita, che vuol dire essere presenti, non significa magari neanche fare niente. Sì, perché tu sei già Significa che lì. io adesso, invece di Vedi come pensare, di sei fermarmela, bianco. farmi delle storie che mi va bene. Non so, ma guarda che comunque si vede diversamente poi in coso. Ma Si vede meglio come va. più che altro devo mettere a fuoco. Questa luce. Devo mettere a fuoco. L'immagine. Osservando, senza pensare, No, aumenta no. automaticamente il nostro Però livello puoi trovare vibrazionale. un modo. Noi ci carichiamo di energia. Infatti adesso partirai tu, Molto di più perché sei già lì. che se noi ci dicessimo qualcosa di bello per cambiare la situazione, la nostra sensazione Assomiglia a positiva, Gaetano Vivo, credo. infatti O se pensavo fosse lui. immaginassimo No, qualcosa no, di non è bello, a lui. meno che noi riuscissimo veramente a immaginare qualcosa di bello, a sentire questa sensazione connessa con questa immagine, l'allegria che ci sentiamo. Ma altrimenti la scorciatoia è la cosa più potente per cambiare la nostra vibrazione, è quella di essere presenti, osservare, guardare, è un allenamento. Lascia acceso così capisco. Il fatto che dovrei pensare qualcosa o che dovrei fare qualcosa. Dovresti, quindi. Dopo ti studio delle luci diverse. Sì. Aspetta. Ti metto quella lampada lì così. Aspetta, questo così. E quando riesci a cambiare il tuo stato interno, proprio solo perché Ormai dovrebbe anche finire. osservi, Mancano non paragoni, un non giudichi, minuto. senti, ti senti e senti e osservi quello che c'è fuori. No, così è staccato. Ti accorgi che non è più neanche importante Ecco, così va bene. il pensare Così certe è a fuoco. cose, perché c'è molta Osservare certe luce. cose, Voglio sperare, provare una roba, prova. o fare anche certe cose. No. Quello che Mi metti il succede numero a però metà poi faccia. è che quello che ci sentiamo di fare, nella semplicità del momento, cioè sento che ho sete, bevo, sento che ho fame, Questo è mangio, bello. sento che voglio fare questa cosa, sento che voglio creare quest'altra cosa, fare quella telefonata. Ma quello che voglio fare arriva da questo spazio, chiamiamolo questo centro vuoto. Perché ce n'è una per volta, naturalmente. Beh Questo sì, stato no, non si d'animo sovrappongono. d'essere dove non si parla neanche più di perseverare. E qui c'è Sono qualcuno più che nelle regola. cose fatte. Io? Che ci porta, dove ci porta, se ci porta, se non ci porta. Non c'è nessuno che regola, Va ci bene. sono io. Mi autoregolo. Quest'ora è volata. Vi ringrazio. Grazie dell'interazione che ho avuto, è stato tutto un po' alla fine. Grazie, è stato un mega monologo. Spero che ti non abbia annoiato con tutte le cose che ho detto, che sono, a me non piace, devo dire la verità, fare le dirette quando parlo solo io. Però questa volta è andata così. Oh, vi voglio bene.
un abbraccio grande, vi mando, ci vediamo se ci siete, se volete, se potete, domani mattina alle 11 e poi noi di sera ci vedremo a settembre, per cui la prossima la sera sarà a settembre, non so quando. Ciao, un abbraccio e buonanotte. Adesso parte tu? Non lo so, vediamo. Ma sono loro che ti danno il... di non parlare, non lo so. Allora. Che non guarda, aspetta, faccio la cosa. Mi ci sei? Dici che sono in diretta, però qui non succede niente, niente. Ma non si parla. Qui non ci sono. Allora, qui non ho nessun messaggio, nessun dettaglio. Allora. Cercando di vedere. Dice che sente lui. Ah, ecco, aspetta. Sì. Sì.
spettatori 3, però non vedo nessuno. Mi ha mandato un messaggio alla Chicca Soles, ma sono 3 spettatori. Non vedo nessuno. Allora, intanto buonasera ai 3-4 spettatori che vedo. È la prima, scusatemi, è la prima diretta che faccio e non so se sono collegato, se mi sentite. Mi date una, per cortesia, un feedback? Benissimo, allora, bene. Ok, grazie Katia San e anche Chicca Soles che mi avete salutato e detto che sono in diretta. Perfetto, molto bene. Ok, adesso ho visto. Bene, allora, adesso partiamo. Aspettiamo un attimo, 2 minuti. Aspettiamo 2 minuti e partiamo. Vedo che già ci sono alcune persone che si collegano. Aspettiamo 2 minuti. Abbiamo il tempo di collegarci. Perfetto, grazie Katia San che mi aggiorni sulla diretta. È la prima volta che faccio la diretta senza il sostegno del Caris, quindi per me è un po' tutto nuovo. Perfetto, molto bene. Bene, aspettiamo un minuto e poi cominciamo. Bene, grazie del benvenuto. Bene. Allora, vediamo quanti siamo. Siamo 8 spettatori. Va bene. Allora, aspettiamo ancora un minuto per l'orologio e poi cominciamo. Bene, adesso cominciamo, anche perché poi alcuni concetti li riprenderemo, chiaramente strada facendo. Adesso alzo un po' il volume anche, sperando che mi sentiate bene. Bene, innanzitutto buonasera, grazie di essere qua, sono onorato e molto fortunato, ed è un piacere poter parlare di Ayurveda sulla grande famiglia di Bridge of Lights. E innanzitutto ringrazio Gaetano Vivo e tutti i suoi collaboratori preziosi che mi hanno dato questa possibilità di fare 8 webinar, uno al mese da oggi, e dove tratteremo comunque vari argomenti. Vi voglio già accennare comunque i temi di quello che andremo ad affrontare. Anche perché la Ayurveda, come sapete, avendo 5.000 anni di storia, è un argomento vastissimo, ma cercheremo di fare una sintesi e di darvi, diciamo, i punti focali su cui poi vi consiglierò qualche libro che potrete approfondire quello che noi questa sera andremo a parlare. Questa sera parleremo delle basi della Ayurveda e anche 5 elementi che sono fondamentali. La seconda secondo incontro, che sarà in luglio, 16 luglio, lo faremo sulla depurazione o panchakarma, cioè trattamenti specifici della grande depurazione, e rasayana, che sono di medie per la longevità. Poi il 13 agosto faremo sull'alimentazione i 5 elementi, naturalmente, stile di vita. Il 10 settembre invece e il 8 ottobre invece parleremo di, faremo 2 dirette su un po' il nocciolo, quello che è diciamo l'Ayurveda, nel senso di quello che sono, faremo una correlazione fra quello che in Occidente vengono chiamate patologie e quello che invece in Ayurveda vengono chiamate squilibri dei 5 elementi, che influenzano la fisiologia. Quindi parleremo di che cosa? Parleremo naturalmente dalle cose più semplici a quelle un po' più complesse, tipo, non so, i problemi della terza età, la gravidanza, la menopausa, i problemi delle allergie di pelle, ormonali, gastrointestinali, fibromialgie, insomma tutto quello che concerne questo stato, diciamo, di chiamiamolo malessere, no?
della nostra società attuale. E invece il 5 novembre parleremo di Ayurveda e Marma e Kayakalpa, cioè che sono Marma punti vitali, e Kayakalpa è una tecnica particolare di grande ringiovanimento. E invece l'ultimo, il 3 dicembre, parleremo di 7 stati di coscienza in relazione all'Ayurveda. Anche questo è un argomento molto interessante, perché chiaramente l'Ayurveda ha dei grandi connotati e collegamenti con un principio estremamente spirituale. Quindi cominciamo. La parola Ayurveda significa, Ayur vuol dire vita, e Veda conoscenza, quindi conoscenza della vita. È una filosofia che ha 5.000 anni e questa filosofia richiude in sé l'arte e la scienza del vivere, cioè non si occupa solo di malattie, ma si occupa anche di benessere, prevenzione, longevità, cura naturalmente, ma anche della mente e della parte spirituale. Poi vedremo con le varie cose negli interventi che faremo, strada facendo, cioè nelle varie webinar successivi entreremo anche nei dettagli di questo, diciamo, corpo, mente e spirito, logicamente. Ecco, l'Ayurveda su cosa si fonda? Praticamente l'Ayurveda viene vista come, cioè, il rapporto fra macrocosmo e microcosmo e l'essere umano, che sono parte del pancha mahabhuta. Pancha vuol dire 5, ma grande, bhuta vuol dire elementi, cioè sono i 5 grandi elementi fondamentali, che sono l'etere, l'aria, il fuoco, l'acqua e la terra. Allora, vediamo un attimo come, da dove vengono questi 5 elementi. I famosi 5 elementi vengono praticamente da un concetto della filosofia Samkhya. Samkhya vuol dire viene da Sat, vuol dire verità, e Khya vuol dire conoscere. Abbiamo due elementi, il Purusha e la Prakriti. Che cosa sono? Il Purusha è praticamente l'energia di base, che è manifesta, però facendo un parallelo con la nostra fisica quantistica, è praticamente come se fosse il campo unificato di Einstein, dove questo c'è un campo di grande energia potenziale, da dove, da lì ci sono le leggi di natura, e da lì si formano. E con la Prakriti, che è quell'energia invece che crea i primi impulsi della materia, dove lì possiamo fare il parallelo con la nostra fisica quantistica, cioè elettroni, neutroni, il quark, le forze interazione debole, forte, elettromagnetismo, cioè tutte quelle forze quantistiche che creano la materia. Questi due elementi, Purusha e Prakriti, insieme formano il Mat, che è la intelligenza cosmica o Buddhi. Questo crea l'Amkara, che è l'io, e da questo io si formano tre guna. Guna vuol dire qualità. Sattva, che è la parte luminosa, la parte creativa, spirituale. Rajas è la forza di movimento, e Tamas invece è la inerzia, la materia, l'oscurità, l'ignoranza. Però questi tre elementi combinati insieme creano praticamente i 5 elementi, che sono l'etere, l'aria, il fuoco, l'acqua e la terra, come vi dicevo prima. Prima di inoltrarci a vedere ogni singolo elemento, facciamo un passo indietro, perché vorrei parlarvi un attimo anche degli scopi dell'Ayurveda. Cioè, l'Ayurveda di cosa si occupa fondamentalmente? Adesso entriamo un attimo nei dettagli. I suoi scopi sono questi qua. Praticamente loro, l'Ayurveda punta sulla conservazione dello stato di salute, come detto prima, no? Ma anche degli obiettivi, che sono diversi. Allora, il primo obiettivo è il Dharma, cioè avere una corretta vita, fare quello che uno nella vita sono i propri talenti, seguire questa onda, diciamo, e impiegare le proprie energie per portare il benessere a se stessi, ma anche alla società, un'interazione. Poi c'è l'arta, che è la ricchezza, l'accumulo dei mezzi di sustentamento, chiaramente. Poi c'è il kama, invece, che è l'appagamento dei sensi e dei desideri. Anche, infatti, c'è il famoso Kama Sutra, poi ne parleremo più avanti quando parliamo di Marma, che sono dei punti, cioè è un trattato sulla sessualità, ma non solo, chiaramente, visto però con un aspetto spirituale, di crescita spirituale. Poi c'è la moksha,
che in realtà è la salvezza, cioè la liberazione, lo stato di consapevolezza dell'esistenza di Dio, cioè la famosa illuminazione. E poi abbiamo l'eliminazione anche della sofferenza dell'uomo che è ammalato, cioè si occupa di malattie. Dunque, l'Ayurveda, le basi dell'Ayurveda sono 8, si chiamano Astanga, Asta vuol dire 8. Sono specialità dell'Ayurveda. La prima si chiama Kaya Chikitsa, non preoccupatevi dei nomi, poi troverete sui testi che vi consiglierò alla fine questi termini che sono un po' ostici. Kaya Chikitsa, scusate, è il trattamento praticamente con le medicine interne. Poi c'è il Salakya Tantra, che è praticamente la oftalmologia, cioè quindi il trattamento del collo, occhi, naso, bocca. Salya Tantra, chirurgia generale. Abbiamo la tossicologia, Agada Tantra, Bhuta Vidya, invece la psicologia, psichiatria. Poi abbiamo Bala Tantra, che è la pediatria, Rasayan, che ne parleremo poi anche verso quando faremo il secondo webinar della depurazione rasayana, cioè rimedi per la longevità della fisiologia, scusate, e Vajikarana, che è la sessuologia, però intesa in un senso di sostentamento, sì, anche della forza sessuale, ma soprattutto visto in un concetto di fertilità o infertilità, cioè quindi quali piante, quali rimedi, minerali possiamo utilizzare per avere e preparare la fisiologia sia dell'uomo che della donna per avere una gravidanza e un concepimento, una gravidanza ottimale. Bene, andiamo avanti. Allora, parliamo un attimo di questi cinque elementi, come dicevo, no? L'etere, l'aria, il fuoco, l'acqua e la terra. Quali sono le qualità? Vediamo un attimo le qualità di questi cinque elementi base, così capiamo meglio anche tutto il resto che andremo a parlare questa sera. L'etere, che è detto anche Akasha. Akasha è un po' un termine particolare, adesso va anche molto, diciamo, di moda parlare dei registri akashici. Cos'è? Praticamente l'etere è lo spazio, no? Però questo spazio non è uno spazio vuoto. Loro, gli orientali, dicono che l'Ayurveda, che questa Akasha ha una memoria, ha un'energia che ha una memoria anche delle vite passate e di quello che succede nel mondo. Quindi lì è un argomento molto vasto, molto ampio, che non è questa la sede, il momento per parlare, però vi esorto comunque a fare delle ricerche per conto vostro, a cercare di approfondire questo elemento che è l'Akasha. Cioè, esatto, l'etere serve, come c'è chiaramente lo spazio, i pianeti non sono tutti ammassati, ma ognuno ha la sua, diciamo, ha la sua rotazione, la sua orbita, mentre nel corpo l'etere, che cos'è gli spazi? Sono praticamente, non so, il tubo digerente, i pori di una cellula, cioè se fossimo tutti ammassati non ci sarebbe movimento dei fluidi, dei liquidi, chiaramente, no? Saremmo come una scatola di sardine. Quindi l'etere ha questa funzione, cioè dare spazio anche alla fisiologia. L'aria invece, anche questo, diciamo che nel cosmo dell'aria ce n'è veramente poca, però noi come terra abbiamo questa fortuna di avere questo elemento, l'aria, e che è un elemento freddo, leggero, chiaramente instabile. E l'aria che cosa fa? Praticamente si occupa dei movimenti, no? Dei muscoli, degli arti, tutto ciò che si muove, la digestione, l'evacuazione, no? E questo è un altro elemento, poi dopo li approfondiamo, dove sono questi le loro sedi di questi cinque elementi. Il fuoco, chiaramente anche questo è molto interessante, perché il fuoco, chiaramente il sole è un punto fondamentale, no? Perché stare troppo vicino al sole o troppo calore chiaramente non permette la vita su un pianeta, ma neanche poco sole o niente non permette la vita. Noi siamo fortunati perché abbiamo un equilibrio chiaramente sulla Terra, perché il fuoco, cioè il sole comunque che scalda, ha una grossa relazione con la nostra fisiologia. Difatti si occupa il fuoco interno, sono i nostri enzimi digestivi fondamentalmente, e poi ne parleremo nel dettaglio. Il quarto è praticamente l'acqua che è un elemento pesante, fluido, anche questo l'acqua chiaramente dove non c'è acqua, guardate la Luna, altri pianeti, non c'è vita. Noi siamo fortunati perché sulla Terra abbiamo questo elemento che ci permette comunque di vivere, e nel corpo l'acqua sapete tutti che è composta da un 70%
di acqua e sotto forma di plasma, protoplasma, citoplasma e fluidi linfatici. E questo ci permette comunque chiaramente di un nutrimento e anche una funzione. E infine abbiamo la terra. La terra chiaramente è una cosa solida che dà compattezza, la struttura dei pianeti anche, no? Cioè è un elemento solido, che sia terra o anche un minerale, non c'entra, però è una sostanza che dà sostegno. E nel corpo questo è legato alla struttura delle ossa, ai muscoli chiaramente, no? Che dà alla sua funzione di sostegno. Bene, allora andiamo a vedere un attimo le caratteristiche di questi cinque elementi. Questi cinque elementi, quando si sommano insieme, cioè si abbinano insieme due a due, l'aria assieme all'etere forma un dosha. Dosha vuol dire impurità in realtà, tradotto impurità, che viene da Dushanat. Dushanat vuol dire impurità, ma come dice Maharishi, i dosha sono il primo elemento negli organi, il primo velo che non ci permette il contatto con la realtà. Questo è molto interessante anche come studio, come ricerca, che vuol dire che più noi siamo in squilibrio con questi elementi e più siamo lontani dalla realtà, più abbiamo un equilibrio di questi elementi e chiaramente possiamo essere invece vicini a questa realtà. Quindi, come dicevo, l'etere e l'aria combinati insieme formano l'elemento vata e il fuoco e l'acqua formano l'elemento pitta, che vuol dire fuoco, e l'elemento terra e acqua formano l'elemento kapha, che vuol dire terra. Quindi la vata, che è l'aria, si occupa di trasporto, movimento, comunicazione, essendo un elemento mobile, pitta, che si occupa di digestione, enzimi, metabolismo, digestione, trasformazione, cioè la digestione, assimilazione, processare un cibo che deve essere sciolto e assimilato, e kapha, essendo la terra, struttura e coesione, quindi ossa e muscoli. Poi vedremo nei dettagli chiaramente, no? E quali sono gli elementi, le qualità di questi dosha? Allora, vata, come vi ho detto prima, essendo etere e aria, ha una componente secca, è leggero, è mobile, è ruvido, è dispersivo. Pitta invece, che è fuoco e acqua, è oleoso, penetrante, leggero, liquido. Quindi, per esempio, la bile ha a che fare con la digestione, è un elemento liquido, gli enzimi sono liquidi. Kapha, l'acqua e la terra, essendo, sono due elementi freddi, sono pesanti, oleosi, vischiosi, morbidi e statici. Dove sono questi tre dosha, questi cinque elementi nella fisiologia? Adesso vi faccio vedere un attimo, perché purtroppo non riusciamo con questa diretta, non riusciamo a condividere delle slide. Vi faccio vedere questa tavola, se la vedete. Ecco qua. Scusate un attimo. Ecco. Quindi fate conto di avere una figura anatomica. Quindi l'aria sta praticamente nel colon, la sede principale. I tessuti secondari dell'aria sono ossa, muscoli, tendini, legamenti, sistema nervoso, e regola la circolazione anche. Poi queste cose sono importanti perché poi quando entriamo nei dettagli anche sulle, chiamiamole, patologie, gli squilibri della fisiologia, vedete che questi elementi entrano. Sono diciamo in primo piano, mentre il fuoco è la parte bassa dello stomaco e il duodeno, il primo pezzo del tenue. Questo si occupa di digestione, chiaramente trasformazione. I tessuti secondari sono gli ormoni, la pelle e basta. Poi parte alta dello stomaco, kapha, e apparato respiratorio. Tessuti secondari sono liquidi sinoviali e si occupa molto anche di sostegno immunitario e di crescita cellulare. Noi abbiamo delle fasi, chiaramente abbiamo delle fasi nella vita, da quando nasciamo fino al nostro decesso, lasciamo che lasciamo il corpo. Come diceva uno dei miei maestri, dottor Naran Pankaji, quando lasciamo il corpo, vata esce dal corpo, c'è l'aria, è l'etere, c'è quello che dà l'impulso elettrico.
ci tiene in vita, che fa andare il cuore praticamente, l'impulso elettrico che fa andare il cuore, che è Vata. Quindi quando noi nasciamo abbiamo da 0 a 15 anni l'elemento Kapha, perché si occupa di riproduzione cellulare, quindi la crescita, dai 15 ai 45, massimo 50, siamo elemento in una fase Pitta, quindi l'attività digestiva, lavorativa e anche la riproduzione, Kapha, e invece dai 45-50 in su e si occupa invece del discorso dell'anzianità. Allora, andiamo avanti. Questi tre dosha, Vata, Pitta e Kapha, cioè l'aria, il fuoco e la terra, allora, praticamente hanno anche dei, adesso andiamo nei dettagli, hanno anche dei cinque sottoenergie che si chiamano sub-dosha. Questo è interessante perché è un concetto che la nostra medicina non ha, nel senso che loro dicono una cellula funziona così, hanno tutte le loro, giustamente, fanno un esame, uno studio scientifico, chimico, biochimico, però queste sono anche, scusate, delle energie che controllano la materia, che fanno funzionare la materia. Quindi, adesso vedremo ogni dosha, 5 subdosha, quindi vedremo i subdosha di Vata, di Pitta, di Kapha nel dettaglio, cosa fanno. Il primo subdosha di Vata, quello uno molto importante, che poi lo riprenderemo nel prossimo webinar sul Panchakarma, è praticamente il prana vata. Prana sta nella testa, controlla funzioni nervose, emotive e anche a che fare molto con la parte spirituale. Poi difatti vi spiegherò nella prossima webinar un trattamento che si fa, si chiama Shirodhara, che si fa proprio in questo punto qua sulla fronte, perché è un punto di controllo di prana vata. Questo si occupa di respirazione, cioè quando noi inspiriamo e arriva fino giù all'ombelico, è prana vata che si occupa di questa funzione, di questo movimento, quindi e dall'alto al basso. Poi c'è Udana. Udana si muove verso l'alto, l'ombelico fa il contrario. Quando noi parliamo e mettiamo la voce, noi espiriamo, praticamente anche questo è un movimento, un altro movimento, cioè prana inspiro, Udana espiro. E Samana invece ha un'azione equilibrante, sta nel cuore. Samana sta nella parte centrale e aiuta a rafforzare tutto il fuoco digestivo, chiaramente, no? Ha un'azione oraria e si trova fra stomaco e intestino. Apana invece dall'ombelico in giù, tutto ciò che si muove verso il basso, quindi feci, urine, sangue mestruale, il feto, tutto ciò che viene spinto verso il basso, ha un'azione e è Apana che spinge questa cosa. Poi vi farò anche degli esempi quando parleremo delle patologie, degli squilibri. E Viana, l'ultimo di Vata, il subdosha, invece sta nel cuore. Questo si occupa di circolazione, ma anche del sistema è diffuso nel sistema nervoso, anche nella linfa. Bene, veniamo al subdosha di Pitta. Pitta, il primo subdosha è Pachaka. Pachaka vuol dire ciò che cuoce praticamente. Questo separa le scorie dai nutrienti, quindi è un'azione digestiva. Quindi acido dello stomaco, enzimi pancreatici, no, la bile che viene dal fegato tramite il coleduco. Poi abbiamo Ranjaka invece che sta nel fegato, nella milza, nel sangue, vuol dire ciò che colora Ranjaka. E questo si occupa appunto della chimica del sangue. Sadaka invece è un subdosha di Pitta che sta nel cuore. Questo è molto interessante perché Sad vuol dire realizzare, cioè questo porta alla realizzazione. Infatti tutte le culture, sia occidentali che orientali, insomma, loro dicono che lo spirito è nella sua sede nel cuore. Quindi questo si occupa di gioia, di felicità, di contentezza, no? Uno squilibrio di questo subdosha di Sadaka può dare, per esempio, non so, tristezza, depressione, malessere. E molte volte, noi poi ne parleremo al quarto e quinto webinar, insomma, le interazioni dei cinque elementi anche sugli stati psicologici e psicofisici, come interagiscono moltissimo sull'umore, sul fatto nervoso. E sta anche nei due emisferi cerebrali. Difatti, quando noi utilizziamo delle piante che sono di sostegno
al cuore e ha un'azione anche raffreddante. Infatti anche altre ditte quando usano delle piante per il cuore, guarda caso dentro c'è la rosa, perché il cuore bisogna di essere raffreddato essendo un organo comunque che ha a che fare con il sub-dosha Pitta Sadaka, anche Vijana, che è della circolazione comunque. Però dicevo che quando noi raffreddiamo il cuore e lo tonifichiamo, però anche la mente viene raffreddata perché c'è una relazione con i due emisferi. Poi abbiamo l'occhaka, sta negli occhi, si occupa che permea la visione, vuol dire è localizzato negli occhi, quindi si occupa degli enzimi, i bastoncelli dell'occhio, l'orotospina, insomma tutto ciò che ci fa vedere la luce, la retina. Ma l'occhaka non si occupa solo della funzione visiva esterna, ma anche della funzione visiva interiore. Quindi è un aspetto molto, molto sottile, interessante questa cosa. Poi abbiamo Vrajaka. Vrajaka che vuol dire che è da lustro, questo è localizzato nella pelle. Questo permette di assimilare tutto ciò che noi mettiamo sulla pelle, quindi ha un'azione di assorbimento. E abbiamo finito i cinque sub-dosha di Pitta. Andiamo sul dosha di Kapha. E allora il primo è Kledaka. Kledaka praticamente vuol dire che inumidisce, cioè questo qua si occupa di umidificare e protegge i tessuti dello stomaco, chiaramente, perché sappiamo che anche con il muco, c'è cioè un muco sottile che riveste lo stomaco, se manca questo muco possiamo avere anche delle ulcerazioni, cioè gli acidi chiaramente che abbiamo un pH 3 e 5 potrebbero danneggiare le mucose dello stomaco. Quindi impregna il cibo, chiaramente, no? E fornisce anche una lubrificazione interna. Poi Avalambaka vuol dire che sostiene, questo invece nel torace, nel cuore, nei polmoni, e ha un'azione lubrificante, tipo la pleura che riveste il polmone deve essere lubrificata, il pericardio, il muscolo che riveste il cuore deve essere lubrificato. Quindi Avalambaka si occupa di lubrificare questi ioni e di sostegno anche del torace. Bodhaka sta nella bocca e nella lingua, si occupa della saliva, quindi umidificare, anche lì quando vedremo certi tipi di patologie come la Sjogren, chiaramente che secca tutti i fluidi, anche quelli della bocca, insomma vi spiegherò il rapporto come vede la medicina classica e come vede invece questo problema, questo squilibrio, l'Ayurveda in relazione ai cinque elementi e i dosha e sub-dosha. Poi abbiamo Shlesaka, vuol dire che unisce. Questo invece è liquidi sinoviali, lubrificazione chiaramente, quindi tutte le giunture e articolazioni. Poi abbiamo invece l'ultimo, Tarpaka, e questo a me interessa molto perché questo vuol dire che dà soddisfazione. Questo anche lui lubrifica le vie nasali, ha a che fare con il liquido cefalorachidiano, midollo spinale, umidifica gli occhi, il naso, dà appagamento interiore. L'Ayurveda dice che in uno stato di illuminazione Tarpaka si trasforma in Amrita, che è un nettare della immortalità. Però fa anche da ponte, per l'Ayurveda fa da ponte fra la materia e la parte spirituale, come l'Ojas che fra un po' ne parliamo, che è un ottavo tessuto. Quindi Tarpaka è molto interessante come sostanza, anche se ancora la scienza nostra non ha capito bene esattamente, cioè le sue funzioni fino in fondo. Bene, andiamo avanti. Adesso parliamo della famosa Prakruti, o che sarebbe la costituzione individuale. Prakriti è quell'energia che forma la materia, invece la Prakruti è la costituzione individuale. Cioè cosa vuol dire? Che noi quando nasciamo abbiamo, cioè questi cinque elementi, visto che sono sia nell'universo, ma sono nella nostra fisiologia. Quando nasciamo dal padre e dalla madre, noi prendiamo il 50% dal padre e il 50% dalla madre, e anche loro hanno in quel momento i dosha in un certo, cioè una costituzione predominante, no? Che vuol dire un dosha predominante, Vata Pitta Kapha. Quindi, in base alla loro predominanza che hanno, passano al feto e danno una costituzione precisa. C'è chiaramente la costituzione Vata, quella Pitta e quella Kapha, che adesso dopo le andremo a vedere, ma ci sono anche quelle miste, che sono circa una decina. Quindi uno,
per esempio, non sarà mai un puro vata, un puro pitta, un puro kapha. È capace che uno è vata al 60%, un 20% è pitta, un 20% è kapha. Oppure uno è pitta di base, di costituzione, 50% è pitta, un 40% è vata, un 10% è kapha. Cioè ci sono molte combinazioni. Però le costituzioni base, che adesso le vediamo, sono molto molto precise. Per esempio, un tipo costituzione vata, anche voi lo potete guardare, osservare, prestando attenzione a quando incontrate le persone, capirete subito quale predominanza ha di costituzione questa persona. Una persona alta, magra, longilinea, che ha i capelli molto scuri o neri, ha gli occhi piccoli incavati, alle vene sporgenti predominanti, vene varicose, che già dice che c'è un problema di circolazione, alla pelle secca, capelli secchi, sottili, ha sempre le estremità, le mani e i piedi che sono freddi, appetito molto scarso, tende alla stitichezza e predilige comunque cibi caldi, liquidi, perché questo contrasta e bilancia l'eccessivo freddo, quindi ama il dolce, l'acido e il salato, ha una scarsa resistenza fisica, di solito tendono a essere nervosi, a preoccuparsi, ansiosi, e noterete anche un tipo kapha molto anche da quando parla, che gesticola con le mani, che fanno così, no, perché tu devi sapere che è così, quando fanno così, questo è molto facile che sia un tipo vata. Bene, e comunque un vata, per esempio, apprende con facilità ma dimentica molto velocemente, avendo una mente molto veloce e cambia molto velocemente opinione, ama la musica e il movimento e è regolare nelle abitudini, quindi non è molto, diciamo, costante. Il pitta invece ha una corporatura media e il tessuto muscolare ben rappresentato, gli occhi tendono a essere il colorito rosso o comunque giallo rossastro, gli occhi sono brillanti, verdi o ramati, i capelli biondi, molte volte o ramati, tende alla calvizie, pelle morbida, delicata, ha dei nei, delle lentiggini, temperatura, hanno di solito, essendo fuoco, se predomina il fuoco, hanno sempre caldo, un vata invece ha sempre freddo. Ah, mi dimenticavo, se avete domande fatemele pure, scrivete pure, che mi interrompo in qualsiasi momento. E predilige invece, essendo caldi, i cibi freschi e freddi, di sapore dolce, amaro e astringente, perché questi tre sapori bilanciano il fuoco, il pitta dosha. Ha evacuazioni regolari, ma sono molli le feci, ha bisogno di poche ore di sonno, ha un carattere forte e deciso, è molto intelligente, brillante, e è un buon oratore comunque, e ama anche le cose, la bellezza. La costituzione kapha invece è la persona che tende ad essere obeso e in sovrappeso, quindi ha la pelle bianca, bianco latte, la pelle morbida, grassa naturalmente, denti forti, un sorriso luminoso, occhi grandi, chiari, capelli forti, di solito neri, appetito moderato, digestione lenta. Questo predilige cibi, essendo un dosha terra e acqua, un dosha freddo, predilige cibi caldi, secchi però, piccante, l'amaro e astringente sono i sapori che lo aiutano a controbilanciare questo eccesso di freddo. L'evacuazione è regolare, le feci sono morbide, il sonno è regolare, è lento nel prendere, però quando apprende come l'elefante non dimentica più. E nelle attività tende ad essere pigro, è generoso, e ha una grande, diciamo, propensione alla riproduzione, cioè a procreare, alla fertilità. Ha un carattere stabile e difficilmente si altera, mentre un vata e un pitta sono più sensibili al fatto, diciamo, nervoso, chiaramente, no? Bene, sulle cosa fare, cioè come stile di vita, ne parleremo chiaramente nel terzo incontro, che si chiama Dinacciare, cioè la routine, dopo, perché andiamo nei dettagli, che abbiamo molte cose da parlare questa sera, e chiaramente vi darò dei consigli, secondo il Veda, che cosa possiamo fare anche noi a casa
e oltre che andare da un medico ayurvedico a farci chiaramente vedere il polso e fare un'anamnesi e darci, fare consigliare dei rimedi a base di piante, minerali, spezie, anche l'aspetto alimentare, lo stile di vita incide moltissimo sulla nostra costituzione e sul mantenimento o lo squilibrio della costituzione. Adesso entriamo in tre concetti molto interessanti che sono le basi anche queste della Ayurveda. Il concetto di Agni, Am o Ama e gli Srota, che ne parleremo dopo. Allora, Agni che cos'è? Agni praticamente, cioè, è il fuoco digestivo, sono gli enzimi. E Agni chiaramente sta nella parte digestiva, no? Digestiva, però, e secondo la Ayurveda, il fuoco, cioè digestivo, la digestione, non controlla solo il metabolismo, ma anche la coscienza degli esseri viventi, cioè ha a che fare con l'aspetto spirituale. E che cosa fa? Questo chiaramente fornisce calore, l'abbiamo detto anche prima. L'Agni, come dice la moglie del dottor Naran, la Smita Naran, una delle mie insegnanti, che ho seguito per più di 20 anni, seguo tuttora, e lei dice che la chiave della salute, e non solo la Ayurveda, è il fuoco digestivo. Cioè una persona che ha troppo calore è come il sole, no? Come ho detto prima, troppo calore brucia. Nella fisiologia uno può avere apro una parentesi, delle emorroidi, sempre mal di testa, no? Delle ulcerazioni, sanguinamenti. Troppo calore non va bene, infatti noi usiamo cose raffreddanti. Ma anche non avere l'Agni, cioè non avere potere digestivo, non avere fuoco digestivo, noi è come se, quando per esempio mangiamo qualcosa, come mettere una pentola fredda, di acqua fredda sul fornello che è spento, mettiamo anche un cibo biologico, anche una verdura biologica, ma se l'acqua è fredda non viene cotto, non viene digerito, trasformato in chilo, sciolto, quello anche quello può essere una tossina, cioè può diventare ama, cioè un cibo non propriamente digerito, cioè ci può intossicare. Io vedo persone a volte che sono anche vegetariani e vegani, che mangiano benissimo ma sono molto intossicati, però che cosa hanno? Hanno una grande aria, mangiando anche molte cose crude, sviluppano troppa aria, spengono il fuoco, l'aria in eccesso soffia sul fuoco che hanno e lo spengono, quindi anche se mangiano cose molto sane, però è un cibo che è un veleno, l'intossica, con tutte le conseguenze del caso che poi parleremo nel quarto e quinto webinar. Quindi l'Agni da cosa viene stimolato? Chiaramente viene stimolato anche molto dalle spezie, quindi le spezie vuol dire cioè con l'uso intelligente e molto bilanciato delle spezie, perché dipende, uno se mangia molto peperoncino, pepe, essendo come costruzione fuoco, non deve mangiare le spezie che sono molto riscaldanti, chiaramente deve mangiare delle spezie che sono tipo curcuma, cumino, coriandolo, cardamomo, cioè quelle raffreddanti, non quelle che vanno a riscaldare. Un vata, sì, che essendo freddo ha bisogno casomai di spezie che riscaldano, ma sempre con moderazione, perché poi quando c'è un problema non c'è mai solo un dosha che predomina, uno spinge l'altro, e quindi diciamo bisogna stare attenti anche a sapere bilanciare questo, l'uso delle spezie, anche se c'è uno squilibrio per esempio dell'aria. L'altro concetto, come dicevo prima, dell'am, che sarebbe il muco, come dicevo adesso, no, praticamente l'am, faccio un passo indietro, i fuochi digestivi sono diversi, quello principale si chiama Jata Ragni, che è nella parte digestiva centrale, poi abbiamo, che adesso ne parliamo fra poco, sette fuochi che sono i Dhatu Agni. Dhatu vuol dire elemento costruttore, cioè tessuto, sono i tessuti che compongono il corpo, perché ogni tessuto ha degli enzimi, quindi un Agni specifico che è formato tessuto, che fra poco ve ne parlo. Quindi, parlando invece dell'am e del muco, cioè quando noi mangiamo qualsiasi cosa, come ho detto adesso, ciò che noi non digeriamo si trasforma in muco, o non solo in muco, ma anche in tossine varie, no? E queste vanno nella fisiologia e vanno a ostruire che cosa? I canali, che sono i famosi srota, che vi parlerò fra un po'. Srota vuol dire canale. Il muco da cosa lo possiamo, noi, senza anche conoscere il Veda, come facciamo, da cosa ce ne accorgiamo? Noi ce ne possiamo accorgere semplicemente, per esempio, non so, dopo mangiato abbiamo sonnolenza e siamo molto appesantiti, il famoso
l'abbiocco postprandiale, che vuol dire che abbiamo una capacità digestiva molto debole delle tossine da smaltire. Buonasera a tutti, comunque, a quelli che mi stanno scrivendo. Benvenuti. E poi, naturalmente, anche, non so, nell'evacuazione possiamo vedere del muco in mezzo alle feci, oppure, se non c'è del muco, noi possiamo anche vedere le feci che, invece di galleggiare, vanno a fondo e sul sanitario si incollano. Quando, questo è un segno di collo, cioè praticamente di muco che appiccica le nostre feci sul sanitario. Anche questo è un indice. Oppure possiamo sentire che, dopo che abbiamo mangiato, sentiamo come nello stomaco, in fondo all'esofago, sentiamo come una schiuma che ribolle. Questo è muco. Cioè, ci sono dei piccoli sintomi. Ci sono persone, ho visto persone in questi tanti anni che faccio, che seguo questa, diciamo, meravigliosa arte dell'Ayurveda, ho visto persone che gli esce addirittura dagli occhi. Quindi, quando insomma, c'è molto muco, questo può trovare, insomma, vari orifizi vari. Poi anche la lingua solitamente diventa bianca, molto patinosa. Anche la lingua, come è un organo di riflesso, come i piedi o l'iride, dove sono rappresentati gli organi, anche lì, insomma, si può, ci sono delle tavole sui libri che poi vi suggerisco dopo, potrete vedere certi segni sulla lingua che ci danno delle informazioni precise. Un taglio netto e profondo sulla lingua ha un significato, altri tagli sparsi ne ha un altro. Insomma, ci sono le impronte sui denti laterali della lingua, ha un altro significato. Insomma, dopo entreremo anche in questo aspetto. Allora, degli slot ne parliamo dopo, dei canali, e adesso vorrei parlarvi del concetto, come vi ho accennato prima, dei sette dhatu più uno, che sono i famosi dhatu. Dhatu vuol dire, come ho detto prima, elemento costruttore. E allora, che cosa succede? Quando noi, questo vi faccio vedere una tavola, che anche poi sul libro che vi consiglio c'è, questa è una tavola interessante. Mi fermo, ecco qua, c'è questa qua. Si fa vedere praticamente quando noi mangiamo qualsiasi cibo, viene processato dagli enzimi, no, fegato, stomaco, bile, pancreas, e viene scomposto e si forma il chilo si chiama arasa. Questo dopo viene assorbito dai villi intestinali, va al fegato e cominciamo a produrre il primo tessuto che si chiama rasa. E praticamente il rasa è il plasma. Il plasma cosa fa? Il plasma forma il muscolo, il grasso, le ossa, midollo, sistema nervoso, tessuto riproduttivo e l'ottavo tessuto che si chiama ojas. Ojas vuol dire luminoso, ciò che dà lustro anche. Dopo ne parliamo subito. Allora, praticamente rasa dhatu è, come detto prima, è il plasma. Ha una funzione chiaramente di nutrimento, no? Il rasa ha anche, cosa fa? Cioè, porta i nutrimenti alle cellule. Però ha anche un tessuto secondario, che il tessuto secondario praticamente è la mestruazione, cioè quindi dal ciclo, però si occupa anche di formare la placenta e il feto durante la gravidanza. E dopo il parto, invece, si occupa di produrre il latte nella madre. Quindi, dopo un parto, se uno ha delle tossine e ha, come dice l'Ayurveda, cioè ai dosha, che sono il rasa che è inquinato dai dosha e da queste tossine sbilanciate, chiaramente anche il latte sarà di una qualità che il bambino non farà benissimo. Un suo sottoprodotto chiaramente del plasma è la saliva, le lacrime e il sudore sulle guance. E poi veniamo al sangue. Quindi ogni tessuto ha degli enzimi specializzati, degli agni, che formano quel tessuto, il rasa, ma si occupano di produrre anche il tessuto successivo, quindi il tessuto sanguigno, che ha una funzione
secondo Ayurveda si chiama Jivana, che vuol dire ringiovanimento. E allora, chiaramente il sangue sappiamo che cosa fa, no? Cioè è localizzato nel fegato, nella milza, nel midollo osseo, si occupa di emopoiesi, cioè tutto il processo chimico dell'emoglobina, tipo, trasportare ossigeno alle cellule e alla fisiologia. Allora, un suo tessuto secondario chiaramente sono i vasi sanguigni e le fasce che ricoprono i muscoli. Il suo mala, che vuol dire il prodotto di rifiuto, cioè un sottoprodotto in realtà non è un rifiuto, ma è la bile. Il muscolo, il sangue produce muscolo, che ha una funzione di copertura, quindi di rivestimento, si chiama lepana. Il muscolo cosa fa? Praticamente ha un'azione di protezione, cioè elasticizza, sostiene. E contiene anche il sistema nervoso, vasi sanguigni, fibre muscolari. Il suo tessuto secondario è il grasso e anche la pelle. E il suo male, cioè la sua iscrizione, sono cerne nelle orecchie, croste nel naso, tartaro nei denti, croste negli occhi. Il sangue produce, si occupa di produrre a sua volta il grasso, il meda, tessuto adiposo. Questo ha una funzione di sneana, vuol dire lubrificazione. E il suo tessuto secondario sono i vasi linfatici, detti sira, e tendini, snaio, giunture. Invece il suo tessuto di mala, di rifiuto, di espulsione, è praticamente il sudore. Il grasso forma tessuto osseo, funzione di sostegno, chiaramente detto dharana. Le ossa sappiamo che cosa fanno praticamente, no? Quindi sostiene tutta la struttura del corpo. E il suo tessuto secondario sono denti, e i mala sono unghie e capelli. Quindi quando una persona, per esempio, ha capelli sottili, fragili, così, se noi miglioriamo, potenziamo la parte digestiva, che è il punto focale, andiamo a produrre buon plasma, muscolo, sangue, muscolo grasso, i primi quattro tessuti. Quando arriviamo al quinto, se i primi quattro tessuti sono nutriti bene, il quinto tessuto, che è il sistema osseo, sarà molto forte. Ma se noi abbiamo una cattiva digestione, formiamo uno scarso plasma, che forma uno scarso sangue, muscolo, e muscolo grasso e le ossa, il quinto tessuto, avendo i quattro precedenti deboli, è un tessuto debole. Quindi il tessuto, che è un punto fondamentale, è proprio quello di avere il plasma, che sia la gestione per formare un plasma eccellente. Poi abbiamo il sesto, che è il magia, che è il midollo osseo, il tessuto nervoso. La sua funzione è di riempimento, si chiama purana. E quindi sta nel midollo spinale, chiaramente, no? Midollo osseo. E questo è, allora, il tessuto, il suo, questo non ha un tessuto secondario, ma i suoi componenti sono i grassi della pelle, secrezioni sebacee, secrezioni delle congiuntive, secrezioni della bocca e feci. Poi arriviamo al settimo, è Shukra Dhatu, che è il tessuto riproduttivo, l'ovulo e lo spermatozoo. E questo non ha tessuti accessori, e questo chiaramente è la funzione della riproduzione. Anche qui dopo ne parleremo ampiamente nel quarto e quinto webinar. Se noi abbiamo una cattiva digestione, formiamo i sei primi tessuti scarsi, i sei primi dhatu scarsi, perché gli enzimi, quelli che si occupano di formare il tessuto successivo, fanno capo al tessuto principale, all'agni principale, che è il jataragni, fuoco digestivo centrale. E quindi noi arriveremo comunque ad avere se ci alimentiamo male, non abbiamo una buona depurazione, formiamo un plasma scarso, il settimo tessuto sarà scarso. Quindi sì, noi possiamo concepire, avere una gravidanza, però il feto sarà debole di sicuro. È come un contadino che vuole seminare, prima di seminare, se è un campo che non ha mai coltivato, chiaramente ci saranno delle erbacce, cioè va bonificato, va arato, va preparato, va concimato con le cose giuste, e quando il campo è arato, cioè è pronto, allora può seminare.
Noi, non avendo questa cultura di questa cosa meravigliosa, e noi partiamo, cioè facciamo, diciamo bene, facciamo un figlio perché per mille motivi, insomma miliardi di motivi, una coppia che vuole avere un figlio benissimo, però manca, non sanno com'è il loro terreno, sia l'uomo che la donna, e come sono loro sei tessuti più il settimo, che forma a sua volta l'ottavo tessuto. E, però questo, il settimo tessuto, non ha tessuti accessori, però ha un sottoprodotto che è l'ojas. L'ojas, come vi ho accennato prima, ojas vuol dire luminoso. L'ojas, a me interessa molto questo tessuto, perché l'ojas praticamente, che cosa e quali sono le sue funzioni fondamentali? Intanto l'ojas fa da ponte fra materia e la parte spirituale. E dopo ne parleremo ancora, ma ve lo accenno, quando noi mangiamo qualcosa, cioè qualche alimento, per arrivare dal primo tessuto, che è il plasma, all'ottavo, ci mettiamo dai 20-40 giorni. Quando mangiamo altri tipi di cibi, che poi ve li elenco nei prossimi webinar, al terzo webinar, vi dirò quali cibi sono che in una 24 ore vanno dal plasma all'ojas, che sono cibi molto sattici, cioè molto, che mangiano anche gli yogi. Perché mangiano questi cibi? Perché sanno che loro più hai ojas, più hai un collante, come il liquido cefalochiliano, che è sul dosha di tarpaca, di kapha. Quindi l'ojas si occupa di sostegno immunitario, ha un'azione rinfrescante, e in più l'ojas sta circola nel corpo tramite il sangue e la linfa, ma è concentrato nel cuore. Dicono i testi 8 gocce di ojas. Questo è un liquido che anche molte culture dell'Ayurveda, anche secondo le scuole, dicono che ha un colore giallo, chi arancio, insomma ognuno dà una versione, però questo è un liquido che non è, nella nostra medicina classica occidentale, non è contemplato e loro non è analizzato. Però non è un'energia, è come tipo il prana che circola nella fisiologia, l'energia vitale, no, questo è proprio una sostanza, che ha una sua energia chiaramente, però è una sostanza. Ecco, qui c'è una tavola che vi faccio vedere un attimo, anche se per darvi un concetto. Questa è una tavola che poi nei libri che vi consiglio ci sono, vi fa vedere come dal cibo, che produce prima la rasa, che è il chilo, e dopo ogni tessuto, eccolo qua, guarda, cibo, ogni tessuto praticamente, vedete, rasa, ratta, mamsa, meda, asti, maggia, sucra, e arriva all'ojas anche, e ogni tessuto viene formato da quello precedente. E qui invece vi ho detto una cosa che non è propriamente vera, che l'ojas si forma solo dal sesto tessuto, dal settimo tessuto, perdon, all'ottavo, non è vero, perché già, vedete, dal rasa al sangue, dal plasma al sangue e in poi, vedete, ogni tessuto produce un po' di ojas per arrivare all'ojas finale, che è l'ottavo tessuto. Quindi è molto importante diciamo, come detto prima, il fuoco digestivo centrale, che formi un buon plasma e quindi avrà degli enzimi ottimali per produrre sia il tessuto successivo, ma anche per produrre già dal plasma al sangue un po' di ojas di qualità. Altrimenti, se noi, come ho detto già prima, abbiamo un ojas, cioè una agni, fuoco digestivo debole, formeremo i tessuti deboli, ma anche un ojas debole di conseguenza. Adesso vorrei parlarvi degli srotas. Gli srotas, srota vuol dire canale. Questi sono molto, molto importanti, molto interessanti, anche da un punto di vista, fra virgolette, diagnostico, e da un punto di vista ayurvedico, dei cinque elementi. Scusate, perché
quando questi canali si ostruiscono da una cattiva digestione e dalla produzione di tossine varie, incluso il muco, poi dopo vedremo anche quali cibi sono, diciamo, producono molto muco anche in particolare quando parleremo di alimentazione nel terzo o quarto incontro. Praticamente, allora, il primo srota è il sistema respiratorio, si chiama prana va srota. Infatti noi assorbiamo il prana vitale da questa sommità, dall'aria, dal cibo, dall'acqua, che viene poi concentrato nel colon e viene poi trasportato. Quindi il colon, avere un colon intossicato o pulito, fa la sua differenza sul fatto, come detto adesso, di avere un prana che circola e di qualità. Scusate, ecco qua. E questo si chiama prana vasrota. Quindi questo ha a che fare con l'apparato cardiaco, il sistema respiratorio, la mente, il cervello e il sistema nervoso. Il secondo srota è il sistema del metabolismo dell'acqua, Uda Kava srota, palato osseo, molle, bocca, gola. Anna Vastrota, sistema digestivo. Rasa Vastrota, adesso qui andiamo sui tessuti, sistema circolatorio, porzione linfatica. Rakta e sangue, come ho detto prima. Rasa Rakta Vastrota, sistema circolatorio, emoglobina. Mamsa Vastro, mamsa è il muscolo, quindi sistema muscolare. Medo Vastrota, sistema adiposo. Asti, che sono le ossa, Vastrota, sistema scheletrico. Maggia, sistema nervoso, che l'ho citato prima, sistema nervoso. Sukra Vastrota, sistema riproduttivo nell'uomo. E Artha Vastrota, sistema nella donna. E poi abbiamo il sistema escretorio, Puri Vastrota, quindi colon, retto, ano. Sistema sudorifero Sveda Vastrota, Sveda vuol dire sudorazione, Sveda Vastrota. Sistema dell'allattamento Stagna Vastrota. Poi abbiamo due srota aggiuntivi, che sono il Mano Vastrota e Sangina Vastrota, che praticamente sono il primo Mano Vastrota, sta nel cervello, midollo spinale, mente, nervi efferenti, vuol dire che dal centro vanno alla periferia, invece Sangina e Vastrota sono sempre cervello, midollo spinale, mente, ma i nervi afferenti vuol dire che dalla periferia vanno al centro. Ecco, questi però gli srota sono anche, per esempio, non so, il cuore di una cellula, strutture molto molto sottili, le sinapsi di un neurone, dove passa il neurotrasmettitore e un'altra sinapsi. Cioè, quindi, quando noi, uno srota, noi abbiamo una fisiologia intossicata, come detto prima, no? Cioè, tutti questi, la struttura poi del corpo che ho appena parlato, quando questi canali si ostruiscono di qualsiasi natura, possono procurare un problema. Un esempio, poi lo approfondiremo più avanti, fra il quarto e il quinto webinar, avere del muco nelle tube di Fallopio, questo può essere, in Ayurveda, un problema per il concepimento, per il passaggio dello spermatozoo. Quindi è un problema di infertilità. Per farvi un esempio, no? Anche il discorso cerebrale, anche lì, noi abbiamo, come diceva la famosissima scienziata, la Rita Levi Montalcini, le hanno chiesto, ma quante sinapsi, le congiunzioni neuronali abbiamo nel cervello? Lei ha detto, ma per contare tutte ci vorrebbero 32 milioni di anni, quindi voi capite che noi siamo una struttura di un'estremità, di una complessità estrema. E quindi anche mantenere una fisiologia, diciamo, pulita, e anche portare chiaramente al settimo tessuto, che è il sistema nervoso, il sesto, che è il maggia, che è il sistema nervoso, e il midollo, portare un nutrimento ottimale da una buona digestione è molto importante anche per il tessuto, chiaramente, cerebrale, che è un tessuto comunque nervoso. Adesso vi faccio vedere un paio di cose che sono interessanti, poi vi diamo spazio alle domande. E come l'Ayurveda ha delle, chi, se uno conosce un po' la medicina cinese, ha delle similitudini meravigliose,
perché loro hanno anche i loro cinque elementi, anche loro trattano le patologie del freddo con il calore, le patologie del caldo con il freddo, chiaramente, no? E hanno ha tanti trattamenti di depurazione, hanno le piante come in India nel loro territorio, migliaia di piante che chiaramente con le stesse funzioni per bilanciare i cinque elementi, il cibo stessa cosa con i cinque elementi come Ayurveda che parleremo poi fra pochi webinar e hanno anche loro i cinque elementi hanno diciamo hanno delle ruote di che cosa? Hanno delle ruote di controllo della fisiologia. Ve ne faccio vedere una, questa si chiama la ruota del mantenimento. La cosa interessante è che queste ruote, scusate, queste ruote qua sono identiche a quelle co come elementi, hanno gli stessi, hanno dei nomi a volte diversi, tipo il vento, loro hanno il metallo, però dentro c'è sempre il colon e intestino grasso uguale. Quindi praticamente queste ruote hanno delle funzioni di controllo delle funzioni vitali, ve ne faccio vedere una, vediamo se si riesce a vedere. Questa è la ruota di controllo. Quindi questo ha un senso orario, circolare. Un elemento controlla l'altro. Poi c'è anche la ruota, questa è la ruota di mantenimento. Questa invece è la ruota di controllo, che questo invece si controlla, scusate. Questa invece controlla. E un elemento controlla l'altro, però è in forma di stella di Davide. E poi c'è anche la ruota, anche la medicina cinese ce l'ha, perché ho fatto dei corsi di acupuntura ayurvedica senza aghi, la faccio da 31 anni, ho fatto dei corsi con dei medici cinesi in questi anni, e ho delle tavole che sono esattamente identiche, e questa invece è la ruota della distruzione, che vuol dire che quando questo del controllo gira in un senso, scusate, orario, ma quando la ruota della distruzione, gli elementi girano in senso anti-orario, i cinque elementi portano alla morte fisica della fisiologia del corpo. Quindi, dopo parleremo ampiamente di queste cose, anche del discorso quando parleremo di longevità. Allora, tutto questo diciamo che ha in Ayurveda anche cioè come mantenere diciamo in salute uno stile di vita comportamenti alimentari, no? Come bilanciare i tre dosha, i subdosha, come mantenere puliti gli srota, cioè ci vuole, l'Ayurveda ha una conoscenza ben precisa degli strumenti ben precisi, però molte volte noi perché cadiamo in questi diciamo, chiamiamoli errori che ci portano di stile di vita a squilibrare i dosha e subdosha, i tessuti e a intossicare i nostri canali sottili o anche ampi che sono gli srota. Loro hanno un concetto che si chiama Pragya Parad. Pragya è scritto Pragyapad, Pragya Parad. Vuol dire errore iniziale dell'intelletto. Faccio qualche esempio. Una persona che ha una costituzione, per esempio, pitta, fuoco, no? Dice, ma io prediligo il salato e mangia cose molto salate, tipo mangia quei triangoli buoni ma maledetti e malefici che sono quei triangoli di mais che sono salatissimi, sono buoni, appetitosi, però fanno malissimo perché sono ricchissimi di sale, oltre che il mais alza molto la glicemia, sono ricchi di zuccheri. E quindi mangia molto salato. Poi dice, ma io amo anche molto le cose piccanti e mangia sempre molto speziato, quindi peperoncino, pepe. Poi dice, ma c'è un po' di bruciore, però continuo a mangiare le cose piccanti, anche se brucia un po' lo stomaco. Poi dice, ma mi sono uscito anche un po' di emorroidi. Vabbè, prendo un Daflon, una cosa che aiuta per la circolazione a sgonfiare il plesso emorroidale, che si trova in farmacia, un prodotto che si usa, che si prende senza ricetta medica.
è base di escina, una cosa che aiuta, è stato dagli agrumi che aiuta la circolazione, benissimo. Alle donne sgonfia anche le gambe, benissimo. E però, nonostante questo daflo, diciamo che non, prendo anche una pomata per le emorroidi, ma questo non basta perché lui usa dei rimedi di sintomo, ma non di causa, perché la causa sono le spezie riscaldanti, chiaramente, no? Poi ama anche, non so, i superalcolici o gli alcolici, prende molti caffè che sono molto acidificanti, si intossica molto il fegato, insomma tutte cose che concorrono ad avere delle emorroidi di sicuro e avere un riscaldo intestinale che produce molto calore, un eccesso di calore che se scende verso il basso crea questo problema. Poi ne parleremo quando il quarto, quinto webinar nei dettagli. Quindi lui cosa ha fatto? Praticamente ha fatto un'azione pensando, cioè lui ha seguito il suo palato, il suo desiderio del gusto, che anche il gusto, poi ne parleremo, insomma, è fondamentale per il bilanciamento dei dosha. Ne parliamo più avanti, cioè negli altri webinar. E questo, cioè lui ha fatto una cosa pensando che vada bene e invece non va bene. Oppure, non so, una persona che mangia, quando ci sono in estate, in questo periodo, le fragole, mangia molte fragole e gli viene fuori una bella orticaria sulla pelle. E va dal dermatologo e dice, ma mi è uscita questa eruzione cutanea, e da cosa può essere data? Se il dermatologo può dare cose per questa orticaria, benissimo, un antistaminico, delle pomate, va bene. Ma se non gli chiede, ma scusi, ma lei cosa mangia anche? Ma se lui va a casa solo con dei rimedi, ma senza la parte alimentare, e mangia, io ho avuto persone che hanno avuto questi problemi, mangiando tante fragole nel periodo delle fragole, se, dopo lo spiegheremo più avanti negli altri webinar, perché succede questa reazione a livello immunitario verso un cibo, non è tanto il cibo in sé, ma è quanto la fisiologia e l'immunità che va messa a posto comunque. Questo è un po' una specie di premessa che vi faccio. E quindi, insomma, bisogna anche cambiare lo stile di vita. Quindi lui, dando ascolto e seguendo il suo appetito e il palato, chiaramente, ma anche uno predilige. Tutti noi abbiamo una predilezione per certi cibi, ma non bisogna mai eccedere, soprattutto se vediamo o sentiamo una reazione di prurito, di sfoghi di pelle o altre cose particolari, insomma dobbiamo sempre intanto vedere che cosa mangiamo e consultarci il nostro medico di base. Uno può anche chiaramente sentire un dermatologo, sentire anche un parere di un medico ayurvedico, scusate, per avere chiaramente anche una visione, diciamo, da un altro punto di vista, logico, no? Allora, adesso vorrei farvi vedere, in conclusione, alcune tavole che sono estremamente interessanti. Cioè, per riagganciarmi a quello che è il discorso iniziale, cioè che noi abbiamo un collegamento con quello che è l'intero universo, la nostra fisiologia. Vi faccio vedere la copertina e anche alcune immagini, visto che non abbiamo la possibilità delle slide, però è importante che darvi un'idea, un concetto, aprire una finestra su questo meraviglioso mondo, che poi questo concetto che adesso vi dico non è solo della Ayurveda, perché per esempio se voi prendete un libro o andate a vedere qualche webinar, qualche video che parla di Santa Hildegarda von Bingen, questa monaca del 1100, grande veggente, adesso fanno dei corsi in giro in Italia per medici sui rimedi che lei ha lasciato, scritto nei libri sulle patologie, cioè rimedi, testi del 1100. La Ayurveda ancora oggi nelle università in India, i testi fondamentali, Charaka Samhita, Charaka Sushruta, che sono poi tanti volumi su varie, Charaka Samhita si occupa di medicina interna, Sushruta di chirurgia, sono tanti volumi, sono due medici che sono vissuti circa 3500 anni fa, e ora uno dice, ma come? All'università in India studiano il Veda su testi di 3500 anni fa?
se facessimo noi un accidente, quei testi che avevamo 3500 anni fa, eravamo ancora nelle caverne, nelle palafitte, e non credo. Già, forse già lì c'era una forma di fitoterapia, no? Curativa, e poi dopo anche di questo, anche di questo ne parleremo ampiamente negli altri webinar quando parliamo di alimentazione e di patologie dal punto di vista ayurvedico. Però perché questo? Perché chi ha, diciamo, concepito l'Ayurveda erano dei rishi o maharishi, ma vuol dire grande, rishi vuol dire saggio, cioè gente illuminata che, avendo capito, colto delle leggi di natura, dell'universo e della fisiologia che regolano anche la fisiologia, hanno capito cioè, de delle, queste relazioni fra noi e l'universo. Quindi, se uno mi dice, ma tu ci puoi far vedere qualche cosa, fra virgolette, che noi che siamo moderni, che vogliamo per credere in qualcosa anche giustamente un esame scientifico ripetibile? Benissimo. Ok, la risposta è in questo libro qua, che io non ho mai visto, in tanti anni che faccio Ayurveda, mai visto un libro di questo, diciamo, di questo contenuto, di questa conoscenza. È Human Physiology, l'espressione vedica nella letteratura vedica. Questo è il dottor Tony Nader, da non confondere con Nader Butto, che lui è un cardiologo israeliano, che anche lui comunque è molto sulle medicine complementari di ricerca. E questo libro, vedete, Tony Nader, lui è un medico libanese esperto in neurofisiologia del cervello, che assieme a Maharishi Mahesh Yogi, che è quello, il maestro che ha portato la meditazione trascendentale in Occidente negli anni 60, hanno fatto questo libro sulla fisiologia vedica. Dunque, loro dicono, cioè loro, l'Ayurveda dice che abbiamo 40 aspetti fondamentali. Questo libro parla di questi 40 aspetti fondamentali. Vi faccio vedere qualche tavola. Questo è un libro scritto in inglese, e questa è la prima edizione. La seconda edizione è come formato, se vedete, se questo è fatto così, l'altro è il doppio, c'è molta più conoscenza dentro. E allora vi faccio un esempio. Questo per esempio fa vedere come i ganglia del sistema nervoso simpatico e parasimpatico sono collegati per esempio con le note musicali. E fin qua questo fa parte del Gandharva Veda. Infatti vedete, questo è uno dei 40 aspetti. Gandharva, scusate, Gandharva Veda, cioè che è la scienza della musica, dei raga fatti con il sitar o col flauto o col canto, comunque che va a influenzare la fisiologia. È conosciuto anni fa il dottor Vemu Mukunda, fisico, laureato in fisica, viveva in Inghilterra, adesso penso che sia morto, l'ho conosciuto negli anni 80. Lui ha fatto un concerto a Sanremo, dove ero lì per lavoro, e alla fine sono andato lì e gli ho detto, maestro, scusi, ma lei ha suonato della musica del Gandharva Veda? Ho detto, ma come fai a saperlo? Ho detto, io studio da anni la cultura indiana. Ho detto, sì, ho suonato la musica del Gandharva Veda. Lui diceva, ha spiegato poi, dopo il concerto, che per problemi di salute o anche psicofisici emotivi, lui faceva parlare, per esempio una coppia aveva dei problemi, parlava con loro due, prima con uno poi con l'altro, e in base al tono di voce dell'uomo o della donna, componeva un raga specifico per quel tipo di problema o di salute, perché i suoni influenzano comunque la salute. Qui anche questo per esempio è un'altra tavola. Questo è il Jyotish, che questo è legato all'astrologia. Vedete? Jyotish. Questo sono le strutture del sistema nervoso, quindi talamo, ipotalamo, ipofisi pineale, che sono collegate con 9 pianeti. Poi, questo, anche questo è sempre dei ganglia del cervello collegati, collegate
collegati a 9 pianeti, anche questo. Poi abbiamo invece, questo mi piace molto, sempre dall'astrologia vedica, dal Jyotish, noi abbiamo 12 nervi cranici, 12 nervi cranici, ogni nervo è collegato a un segno zodiacale. E quanti sono i segni zodiacali? Sono 12. Vedete che è un caso? Non credo. Perché il dottor Deepak Chopra, poi vi consiglio un suo libro di base, un suo libro vero interessante, lui diceva, chi dice che la vita è frutto della casualità è come dire che un tornado passa in un deposito di rottami e dopo che è uscito rimane un Boeing 747 nuovo fiammante. È possibile? No. Quindi c'è un'intelligenza a monte, un'intelligenza, ecco, questa è una parola chiave, cioè noi siamo una sintesi dell'intero universo, un concentrato, il microcosmo del macrocosmo, ma noi viviamo grazie a una intelligenza non del nostro intelletto, ma cosmica, che ci ha dato il nostro creatore, che l'Ayurveda la chiama Brahman, ma in Occidente lo chiamano Dio, là lo chiamano Brahman, ma parliamo sempre della stessa fonte, della stessa essenza creatrice. Qui, anche questa tavola mi piace molto, è una tavola sempre che viene dal Jyotish, che è l'astrologia vedica. Abbiamo 9 pianeti, sì, però sono collegati alle sostanze che compongono il DNA, quindi le cellule. Il DNA sono collegate a 9 pianeti. Qui abbiamo una tavola sempre del DNA, però questa tavola, scusate, qui mi appare una cosa che devo far sparire, sempre 12, questi qua sono 12 segni zodiacali collegati a 12 sostanze sempre del DNA. Quindi prima 9 sostanze collegate a 9 pianeti e del DNA, 9 sostanze del DNA collegate a 9 pianeti, e qua abbiamo 12 sostanze sempre del DNA collegate, che sono anche molto, molto, molto sono simili, guanina, adenina, timina, citosina, sono uguali alla prima tavola. E quindi abbiamo nel DNA, insomma, ci sono sia i pianeti che i segni zodiacali. E mi rimangono 5-6 minuti. Mi dispiace che non ho visto domande, ma se volete farmele sarò molto felice e contento di potervi rispondere alle vostre domande. E vediamo se è rimasto qualcuno, però. Sì, vedo 8 spettatori. E bene. Ah, intanto che formulate qualche domanda, vi faccio vedere, vi suggerisco un paio di libri. Il primo è questo qua, che le tavole che ho preso, la maggioranza vengono da questo, dottor Vasant Lad, Ayurveda, la scienza dell'autoguarigione, edizioni Il Punto, non si vede bene, Il Punto d'Incontro. Questo è un testo base molto chiaro, molte tavole le ho prese che vi ho fatto vedere, scusate, da lì, e qui c'è la Ayurveda base, e anche altri argomenti che poi tratteremo nei prossimi webinar. Un altro libro che io consiglio, suggerisco molto, è Benessere Totale. Questo è uscito 30 anni fa o più, di Deepak Chopra. Adesso ho cambiato sia la copertina che la casa editrice, però se voi digitate su Google Benessere Totale di Deepak Chopra, viene fuori, e benessere, cioè lui, insomma, praticamente, no? Anche Ayurveda Maharishi, insomma, ci sono altri testi della Ayurveda Maharishi che parla, Bhagwan Dash, insomma, Robert Svoboda, ci sono tanti autori che parlano di Ayurveda, cioè se andate su Google, digitate Ayurveda, libri di Ayurveda, insomma, c'è il mondo.
Però questi che vi ho fatto vedere, questi due sono due testi base, sono molto, molto interessanti e soprattutto sono base, cioè non, altri libri sono già per chi ha più esperienza e sono un po' avanzati. Diciamo che leggerli subito vi complicherebbe un po' quello che è il vostro approccio con la Ayurveda. Ecco, quello che vi suggerisco comunque è di intanto leggere qualcosa. Se conoscete un medico nella zona che voi abitate e se avete qualche, diciamo, patologia, qualche sintomo, anche non aspettate di arrivare a una cosa, perché anche in Ayurveda ci sono quattro, sei, le patologie hanno sei fasi, no? Sei stadi, quindi fino al quarto stadio, il primo, secondo, terzo, quarto, diciamo che prendiamo delle cose di compensazione, un antiacido, un antiemorroidale, una cosa per il sonno, cioè prendiamo qualcosa, se abbiamo un'orticaria, un'antistaminica e basta così. Però è anche interessante, non, come ho detto all'inizio, l'Ayurveda non si occupa solo di malattia, ma ha un concetto altissimo di come deve essere un uomo in salute, quindi si occupa di prevenzione, cura, mantenimento, longevità e spiritualità. Come potenziare la spiritualità, perché anche lì poi nel prossimo webinar parleremo anche di strumenti che l'Ayurveda fornisce alle persone per poter comunque avere un sostegno per andare, diciamo, per andare, non dico veloci, ma... Ah sì, ecco, grazie Barbara di questa domanda intelligente, vediamo se riusciamo a sforare di 5 minuti, così se qualcuno ha qualche domanda, visto che siamo partiti alle 9:40, se possiamo rubare a Bridge of Lights e un 5 minuti in più. Barbara Poggio, ti ringrazio della domanda, molto intelligente, perché sia il fuoco ma anche l'aria possono andare dappertutto. Come ho detto prima, se il calore va in basso crea questo emorroide, benissimo, ma se va in alto, per esempio, può creare problemi di secchezza agli occhi, ma anche di mal di testa, quindi mal di testa ad aura, no, a grappolo. Io ho visto in questi anni che, guarda caso, il 95% del mal di testa è digestivo, cioè problemi di digestione e quindi squilibrio dei dosha. I dosha dove sono? I cinque elementi. L'etere, perdono, il fuoco, l'aria, il fuoco e la terra sono tutti sull'addome, cioè la parte digestiva, quindi sono sull'asse digestivo. Se una persona ha mal di testa e troppo calore va in testa, cosa fa? Dilata i vasi sanguigni, le arterie, le vene. E quindi il mal di testa viene da un eccesso di calore, ma che viene dall'intestino. Uno che ha molto calore in testa, per esempio, se fa così, anche solo toccando la testa di una persona, se ha molto calore, questo si sente. E questo può procurare un mal di testa, anche un'aggressività, nervosismo, insofferenza, rabbia, cioè va a influenzare molto il discorso di quello che è il discorso anche emozionale e anche nervoso, troppo calore in testa. Quindi grazie per l'ottima domanda, molto pertinente. C'è qualcun altro che vuol fare qualche domanda? Prima all'inizio, il 13 agosto farò l'altra diretta e parleremo di depurazione nell'Ayurveda, detto pancha karma, pancha vuol dire 5 karma azioni, e anche di rimedi per la longevità che sono i famosi rasa yana, cioè come promuovere una longevità. Questo concetto della depurazione e anche della longevità, però, non è solo un concetto di depurazione, ma anche un concetto di prevenzione, perché più un corpo è intossicato, più è un terreno fertile per sviluppare patologie di qualsiasi tipo. Poi la prossima volta vi farò anche vedere due libri, scritte uno da due biologhe italiane e uno un medico italiano che vive a Londra.
Miami, che è un grande ricercatore sulle staminali del pancreas e tutto quello che riguarda i sistemi che per la longevità, ma anche quelli che fanno invecchiare, cioè telomeri e quant'altro, insomma, e ne parleremo. Bene, io intanto allora vi saluto, chiudiamo il nostro webinar, vi ringrazio per l'attenzione, per la pazienza e anche per l'ora tarda. È un grande piacere poter aver potuto parlarvi. Questa è un'introduzione all'Ayurveda, chiaramente, no? Perché c'è tanto da dire, è un argomento così vasto, però intanto è importante avere parlato delle basi, che poi, come dicevo prima, voi potete, comprando un libro o andando da medico ayurvedico e facendogli fare una visita mirata, e così insomma entrate piano piano in questo mondo che è l'Ayurveda. Bene, adesso vi saluto, visto che non vedo altre domande. Vi ringrazio infinitamente, buonanotte, buon riposo. Ah, un attimo, che c'è sempre la Barbara Poggio che mi chiede una cosa. Ah, beh sì, certamente, è logico Barbara, chi ha problemi di stomaco può portare problemi all'intestino di tanto, assolutamente sì. Perché poi parleremo anche di quello che sono le patologie dal punto di vista viste, da un punto di vista ayurvedico, no? Cioè chi ha problemi di cloretocoliti, di verticoli, no? Di problemi importanti, e guarda caso ha sempre problemi di stomaco, perché il problema parte a monte. Noi, la nostra medicina si focalizza su un sintomo che è giusto, è vedere quell'organo che ha problemi, ma noi siamo comunque collegati, perché come ho detto prima, cioè, poi, cioè, i nostri cinque elementi sono tutti nella parte digestiva. Quando si sbilanciano, visto che sono accoppiati l'aria, il fuoco e la terra, quando sono accoppiati comunque incide moltissimo su tutta la fisiologia. Prima la parte digestiva, poi se noi mettiamo a posto dalla parte digestiva, come dicono i miei insegnanti, poi queste patologie migrano in tessuti secondari e questo diciamo che non è che faccia benissimo. No, grazie a voi Cinzia e Katia, figurati, è un piacere e anche insomma, potervi parlare e portarvi insomma, un pezzo della conoscenza dell'Ayurveda che se è arrivata fino ad oggi, dopo millenni, vuol dire che qualcosa di prezioso e di importante ce l'ha. E se tanti medici che io conosco curano diciamo tantissime patologie, non fa miracoli, ma si può fare tanto. Faccio un esempio, uno dei medici con i quali faccio dei corsi ogni tanto, il dottor Francesco Perugini Billi di Bergamo, lui è un medico allopatico, gli ha detto, ma dottore, ma lei sta parlando da diverso tempo che lei con l'Ayurveda insomma tratta tantissime patologie, ma cura davvero l'Ayurveda? Lui ha detto, caro collega, io l'85% delle patologie che cura lei le curo con l'Ayurveda, poi il resto, il 15-20% lo curo con antibiotici e altre cose chimiche che usa lei. E uso questa medicina da 30 anni e se la uso vuol dire che qualcosa di buono fa, chiaramente, no? Quindi insomma, cioè, diciamo che come la medicina cinese o le medicine orientali, manca una cultura, una conoscenza, un approccio, ma anche per la nostra medicina occidentale manca un approccio di umiltà e di apertura. Perché le erbe possono essere viste come dice, ah, le erbe le usa lo sciamano, lo stregone, il borista, è una cosa antiquata, limitata. Non è vero. Perché? Questa è mia moglie, la Gigliola. Perché al giorno d'oggi no, ci sono delle ricerche degli scienziati come Ari Sharma, che è un medico indiano, che pubblica
delle sue ricerche scientifiche, per esempio su dei rasayana, che poi ne parleremo, la meta 4 e la meta 5 di Marishi, con ricerche scientifiche di laboratorio molto importanti, e non solo lui, anche in tutto il mondo ci sono scienziati che riportano delle ricerche scientifiche sulle piante e legate alle patologie e che curano queste patologie perché quelle piante contengono delle sostanze che già noi conosciamo grazie alle ricerche scientifiche attuali dei nostri tempi, che sappiamo già che cosa fanno, e quelle sostanze, guarda caso, contengono quegli alcaloidi o sostanze specifiche che vanno ad agire su quella situazione, quel tessuto o quell'infiammazione, quant'altro, insomma. Poi avremo modo di parlarne ampiamente sui rasayana. Bene, vi do la buonanotte, grazie ancora, chiudiamo la nostra diretta. Un abbraccio a tutti e a presto, ci vedremo il 13, scusate, 16 luglio. Buonanotte. Ciao.